Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi un video un po' diverso dal solito, ossia un video haul. Approfitto insomma di questo periodo di saldi per mostrarvi tutto ciò che ho acquistato appunto in saldo. La prima cosa che volevo farvi vedere è questa qua, ossia questo gilet che vedete in video, fatto in questo modo con davanti queste due alette un po' così movimentate e sotto con queste frangette che io trovo veramente molto carino, soprattutto per questo periodo, perché abbinato magari una bella gonna lunga fa con lo stile un po' hippie che a me personalmente piace molto, soprattutto d'estate. Se lo trovate ve lo consiglio perché è veramente molto carino. Non mi ricordo purtroppo il prezzo perché gli scontrini li ho buttati via non pensando di dover fare questa tipologia di video, anzi colgo l'occasione per chiedervi se vi piace questa tipologia di video, lasciatemi sempre un commento. Ok, quindi questo era la prima cosa che volevo fare. La seconda cosa che volevo farvi vedere è questo qua, è un maglioncino che vedete in video, che non l'ho preso direttamente io, ma l'ha preso Carlotta per me. Infatti, se avete visto il video haul di Carlotta, anzi vi lascio con l'occasione giù nell'info box e nella scheda il link per andare a vedere il video haul di Carlotta, avrete visto che lo ha anche lei. Infatti abbiamo preso lo stesso maglione e questo qui è fatto così, con questa trama molto molto carina, e davanti ha queste borchiette sul girocollo che appunto creano questo disegno, e qui c'è scritto 7 euro ma in realtà invece l'OVS l'abbiamo pagato solamente 2 euro perché era già scontato a 7, riscontato a 2, ed è veramente molto carino. È un pochino grande per non era proprio la mia taglia, però purtroppo era rimasta soltanto questa taglia. Però comunque, dato che costava 2 euro e che io d'inverno non amo eccessivamente le cose troppo corte perché comunque fa freddo, io mi devo coprire bene, e ho detto va bene dai, ho detto a Carlotta va bene dai, prendilo uguale, tanto sicuramente lo metto, e infatti insomma aspetto l'inverno per mettere questo maglioncino, quindi non è escluso che in alcuni video che farò quest'inverno lo indosserò. L'altro capo che volevo farvi vedere è una maglietta, e l'ho presa insieme ad un'altra non però in un negozio ma in una bancarella, e anche lì facevano i saldi, quindi insomma ne ho subito approfittato, e questa l'ho pagata 5 euro ed è questa qua che vedete in video, fatta così con i pois, con la manica a tre quarti, e davanti, spero si veda, e davanti è più corta rispetto al dietro che è più lungo. L'unica pecca di questa maglietta è che, come vedete, è completamente trasparente dietro e effettivamente anche davanti. Per cui io sicuramente metterò sotto una canottiera perché non amo eccessivamente le magliette troppo trasparenti, però è comunque molto carina, e questa maglietta l'ho acquistata per un motivo specifico e vi farò vedere dopo perché. Sempre sulla stessa bancarella ho acquistato questo mini dress che vedete in video. Questa qui è la parte dietro, si allaccia qua su e poi ha questo scollo così a goccia con queste due fasce che scendono morbide laterali, e la stessa cosa è per quanto riguarda il davanti. Come vedete ha queste due alette, però io qui al centro ho cucito perché altrimenti andavano troppo insomma una di qua una di là e non mi piaceva tanto l'effetto. E questo me l'hanno venduto come un mini dress, però effettivamente una volta indossato almeno su di me è un po' troppo corto, perché comunque essendo una taglia unica, io sono alta 1,75, quindi insomma capite bene, taglia unica non può essere uguale per tutti, però comunque io questo l'ho indossato e l'ho messo con sotto dei pantaloni molto stretti, per cui insomma stava veramente bene, e il giorno che l'ho indossato ho messo il rossetto rosso e i pantaloni neri stretti e delle ballerine rosse, e devo dire che veramente era venuto fuori un outfit carino. Quindi questo qui diciamo che più che mini dress io la chiamerei una maxi maglietta. Passiamo ora invece a un'altra maglietta, però questa è veramente molto particolare, l'ho presa da Talco ed è questa qui che vedete in video. Adesso così non si capirà niente, quindi la levo dalla stampella o dalla gruccia e ve la faccio vedere meglio. Allora, la maglietta è composta così: innanzitutto è una maglietta lunga,
come potete vedere dal video, e la parte questa qui sarebbe una maglietta a fascia, ma la cosa particolare sono queste, ossia le maniche che sono attaccate qui alla fascia e che scendono a pipistrello, per cui voi una volta che infilate la mano, il braccio all'interno, vedete, si apre e scendono queste maniche tutte belle così, molto così a fatina, ed è veramente una maglietta deliziosa, sfiziosissima, e questa in saldo mi sembra costasse intorno ai 20 euro. Poi l'altro acquisto che volevo farvi vedere sono questi qua, ossia dei pantaloncini a costume che io ho preso da Decathlon, e questi pantaloncini effettivamente, come vi ho detto, sono un costume, però sia io che Carlotta, giocando a tennis, cercavamo dei pantaloncini che non fossero troppo corti, e voi mi direte: perché non sei andata al reparto tennis? Ci siamo andate, ma almeno per quanto mi riguarda erano troppo corti quella tipologia di pantalone, perché comunque preferisco i pantaloni un po' più larghi e un pochino più lunghi. Insomma, abbiamo visto questi qua che costano 3,90 euro, mi sembra, 3,99 euro, comunque non superano i 4 euro. Hanno questo colore qui, color Tiffany, e dietro naturalmente hanno la taschina, quella solita da costume, con il buchino per far scendere l'acqua, la culisse davanti, e all'interno avevo la retina che però io ho tagliato perché comunque era fastidiosa. Infatti questi sono pantaloncini da mare da uomo, però sono comodi, l'abbiamo presi anche noi. Ora passiamo agli acquisti, quelli del make up, riguardanti il mondo del make up, e sono due ombrettini che io ho preso alla Wycon. Allora, il primo è questo qui che vedete in video, ed è lo 07 Dusty Cashion, eccolo qui, ed è veramente un ombretto favoloso, e io questo anche l'ho preso a sconto, non mi ricordo esattamente il prezzo, mi sembra fosse intorno ai 4 euro, ma ve lo consiglio perché è stupendo. L'ombretto si chiama Oro Antico Perlato, questo qui è il packaging, e all'interno troverete questo favoloso ombretto in crema, come vedete ha tantissimi riflessi, e io con questo ombretto ho realizzato un make-up, un tutorial, che sarà sul canale, pubblicheremo sul canale intorno alle prime 2 settimane di agosto, per cui insomma state collegati, perché è venuto fuori un trucco molto luminoso e veramente prezioso, dato che appunto abbiamo questo ombretto dorato favoloso. Poi, sempre della Wycon, ho preso un altro ombretto, questo qui, lo 07, ed è un semplice ombretto in mousse, e questo qui che vedete è l'ombretto, è un viola metallizzato, adesso purtroppo dalla videocamera viene più scuro, mi rendo conto, però in realtà è più viola, è un viola più chiaro. Comunque vi lascio da qualche parte qui nel video la foto di questo ombretto swatchato sotto la luce naturale. Se avete visto il video di Carlotta avrete notato che lei indossa un trucco con i toni del viola, esattamente utilizza questo ombretto qua, per cui se vi è piaciuto quel trucco fatecelo sapere con un commento sotto al video, che insomma Carlotta realizzerà il tutorial con molto piacere. L'unica pecca di questo ombretto qual è? Che non si stende benissimo con i pennelli, almeno con i pennelli che abbiamo a casa noi, per cui insomma io mi sono trovata meglio a stenderlo con le dita, però devo dire che è waterproof ed è veramente morbidissimo al tatto, quindi una volta che lo passate sopra non si lava più, si secca un po' velocemente, però insomma se lo lavorate in maniera rapida vi darà veramente dei grandi risultati. Ok, siamo arrivati all'ultimo acquisto che volevo farvi vedere, e sono delle scarpe. Queste, a dir la verità, non le ho acquistate adesso, ma le ho acquistate quest'inverno, però vi dico che il prezzo era da urlo, 2 euro, non ci chiederete mai, 2 euro delle scarpe della Fiorucci, e sono queste qui, delle décolleté così a pois, e questo era il motivo per cui vi ho detto prima della maglietta a pois, perché l'avevo comprata per le scarpe, quindi, e davanti sono chiuse con questa forma un po' arrotondata, e sono della Baby Angel Design by Elio Fiorucci. Guardate un po', cioè sembrano proprio le sue, nera, sfondo nero, pois bianchi, e le indosserò sicuramente con sotto un jeans leggermente attillato, queste qui, e sopra questa maglietta. Okay, ragazze, quindi questi erano tutti gli acquisti
che ho fatto in questo periodo di saldi. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Fatemi sapere con un commento sotto al video, appunto, se questa tipologia di video vi è piaciuta. Colgo l'occasione per ricordarvi anche il video haul di Carlotta, lo lascio sia nella scheda, non so mai se sta di qua o di qua, e nell'info box, quindi insomma cliccate, andatela a vedere perché non ve ne pentirete. Ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Io vi saluto e noi ci vediamo la prossima settimana qui sul canale. Un bacio a tutte, ciao!